La giornata del nostro utente inizia di buon'ora. Per coprire i 13 chilometri che lo separano dal suo luogo di lavoro, armato di soldi, spiccioli e pazienza, si presenta puntuale alla fermata del bus che lo porterà a Pesaro. Ma qualcosa lascia presagire che non sarà un inizio di giornata facile. Sono Emanuele Petrucci e questa mattina sto cercando e sto aspettando il bus che mi porti al lavoro. Monbaroccio, Pesaro e la linea. Sono le ore 7 del mattino circa. Ho preparato i miei 2,60 € per il biglietto e quindi salirò nel bus che solitamente porta i ragazzi di Monbaroccio presso le scuole superiori di Pesaro. Mi è stato detto che c'è qualche problemino in termini di trasporto, c'è un sovrannumero di ragazzi. Verificheremo questa mattina. E difatti, di lì a poco, il pendolare è costretto a cambiare mezzo, a beneficio dei tanti studenti che affollano la linea. Ho fatto i primi 6-7 chilometri, l'autista mi ha fatto scendere a Villa Bettichi pregandomi di prendere il 12, perché altrimenti non ci sarebbero stati i ragazzi, e dicendo che essendo un pullman di linea solo per lo scuola bus io non potevo prenderlo. Non mi risulta che sia una scuola bus destinati esclusivamente agli alunni, ma che sia anche un pullman di linea. Il nostro utente però, nonostante il suo sacrificio, non è del tutto convinto che questo servirà a far viaggiare più comodi i ragazzi sul mezzo che ha dovuto lasciare. Passare dal bus al tram, allungando l'itinerario, allungando l'orario, facendomi tardare probabilmente più di mezz'ora. Ho timbrato e fatto il biglietto alle 7:10 appena montato nel tram. Adesso verifichiamo quando arriviamo a Pesaro. La situazione sul bus degli studenti è la solita che si verifica ogni mattina. Posti solo in piedi. Allora, sono arrivato a Pesaro dopo quasi un'ora di viaggio. Quello che il 12 che vedete adesso è il tram che ho dovuto prendere a cambio del bus. Per fare 13 km ci ho messo un'ora, ho cambiato due mezzi, sceso in misura, diciamo, cortese ma forzata, e i ragazzi sono rimasti in piedi anche stamattina. Dunque, la risposta è quasi un'ora per andare da Monbaroccio a Pesaro, cambiando ben due mezzi. Ma non solo per gli studenti di Monbaroccio ci sono difficoltà, gli studenti universitari anche di Fano che devono recarsi a Urbino lamentano la mancanza, l'assenza di un percorso diretto come avviene invece per quelli di Pesaro che vanno proprio nella città ducale. Per un tragitto di 45 minuti impiegano un'ora e mezza e per il Sogesta altri 15. Gli autobus sono pieni e a volte non caricano gli studenti. L'autista chiama un altro bus ed intanto si perdono le coincidenze, dichiarano gli studenti che vanno fino a Urbino. Non è possibile dover fare 4 ore di viaggio andata e ritorno per 2-3 ore di lezione.